Io penso che tutti i ministri abbiano il dovere di incontrare sempre le imprese. Certo, come ha detto il presidente Boccia, adesso ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole, i fatti si fanno al MISE perché sono il ministro dello sviluppo economico che si occupa delle imprese. E aggiungo, credo che ieri ci fossero poco più di 10 sigle. Noi domani riuniamo qui oltre 30 sigle di imprenditori in tutta Italia, di tutti i comparti, inclusi i professionisti che fanno muovere questo paese. Il nostro obiettivo è raggiungere la creazione e creare un tavolo permanente che segua tutto il percorso della legge di bilancio per gli imprenditori, per i professionisti, che gli dia la possibilità di migliorare la legge di bilancio, e ci saranno novità sull'abbassamento del costo del lavoro, del cuneo fiscale, ci saranno novità sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese che aspettano da anni di essere pagate, stanno fallendo, e ci saranno molte altre novità sulle sburocratizzazioni. Domani diamo un metodo di lavoro, cioè domani non è un tavolo estemporaneo, da domani si parte col tavolo e si segue sia la legge di bilancio insieme dal punto di vista tecnico e politico e sia il decreto semplificazioni che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri insieme alla legge delega sulla revisione del codice degli appalti. Vogliamo mettere mano alle semplificazioni, al codice degli appalti, alla legge di bilancio insieme a tutti i rappresentanti di imprenditori italiani.